Con la campagna Innovisio siamo partiti da 9 piazze e quest'anno arriveremo probabilmente a quasi 800. Siamo partiti da 90 volontari in piazza e quest'anno arriveremo quasi ad 8.000. Già in questi numeri ci sono i contenuti del successo dell'iniziativa. Il successo non è solo la possibilità di incontrare sempre più cittadini, nel coinvolgere e trasmettere loro le informazioni necessarie sulle buone pratiche da mettere in campo in occasione di terremoti, maremoti o alluvioni. È il fatto che il mondo del volontariato si sente sempre più coinvolto in questa sfida affascinante. 8.000 volontari di tutte le associazioni nazionali, locali, che in uno stesso giorno incontreranno i loro cittadini per condividere con loro questa esperienza, ci fa ben sperare sul fatto che questa campagna costituirà veramente uno strumento per fare un salto di qualità nella cultura di protezione civile del nostro paese. Titi Postiglione ha detto: confido nel fatto che da quest'anno siamo 800 comuni, arriveremo a tutti gli 8.000. Diciamo che con i numeri che stiamo riscontrando questo obiettivo è quasi alla portata. I punti di forza sono le persone e il punto di forza della campagna sono chi la fa dal punto di vista della comunicazione, quindi i volontari, e chi la fa dal punto di vista della cittadinanza che le riceve. Quindi il centro di questa campagna non è il rischio, non è la protezione civile, ma sono le persone, i cittadini, che nella misura in cui intervengono e vivono nella loro comunità. Il punto debole è forse il fatto che non sempre riusciamo a creare il giusto legame tra i concetti generali e l'esperienza specifica dei territori. Quello è un punto chiave per agganciare anche la sensibilità delle persone, è il punto su cui tutte le associazioni che partecipano devono prestare la massima attenzione ed è un tema sul quale secondo me possiamo fare qualche passo avanti, anche cercando di coinvolgere di più i sindaci e i comuni che li ospitano.